non solo verde, ma anche giallo, rosso, marrone e gli altri colori della natura, nelle tessere di questo tappeto di pietra, precisamente un emblema dal greco emballo, pongo dentro, un quadro figurato, un accurato lavoro di bottega che l'artigiano realizzava a parte, da inserire come elemento decorativo all'interno di un pavimento. Nel mosaico prende forma un habitat naturale, popolato da una coppia di anatre selvatiche al centro, germani reali con il loro piumaggio variegato nei toni del marrone, del verde e del nero, e un collarino bianco distintivo del maschio rispetto alla femmina. In alto a destra un'altra anatide, tipica degli ambienti palustri, un'alzavola che si volta all'indietro. Ma anche pesci di colore rosso, come le triglie di fango con barbigli, che abitano i fondali melmosi e sabbiosi, e ancora riprodotto nei toni del grigio perlaceo lucente, un probabile mugilide caratteristico dei litorali, capaci di vivere in acque salmastre ma anche in acque dolci. Mentre un tordo sassello osserva una succosa melagrana, il Malum punicum, la mela di Cartagine, ricca di semi, frutto legato a doppio filo al concetto di morte e di rinascita, sul lato opposto un fringuello dal piumaggio screziato si piega verso una mela cotonia, una delle più antiche varietà di mele conosciute. È la fauna di un probabile ambiente lagunare, completato da elementi di vegetazione spontanea, dove le tessere non definiscono l'acqua, ma solo il terreno con semplici sottolineature di colore marrone. Nella pietra è fissata l'anima di un paesaggio naturale, tratteggiato in maniera realistica e dettagliata, anche se privo di profondità prospettica, racchiuso da una cornice di racemi vegetali e foglie coriformi, generati da un vaso presente al centro di ogni lato della composizione. Un mosaico ritrovato nel 1951 nell'area della Galleria Dorica, testimonianza dell'Ancona romana di secondo secolo d.C., doveva decorare, come in genere gli emblemata, la parte centrale del pavimento di una sala di rappresentanza, evocando la ricchezza e le possibilità economiche del suo proprietario. Prezioso documento di quel complesso rapporto tra uomo e ambiente già in antico che la raffinata società romana ha declinato attraverso una serie di rappresentazioni che raccontano di stanze, di triclini, di cubicola, esedre, porticati, dove l'incanto della natura è immaginato come parte integrante delle architetture e degli spazi del vivere.